Situazione sempre più incandescente in Ucraina. La NATO prepara una forza militare di pronto intervento da schierare nell'est Europa e che sarà ufficializzata nel vertice dell'Alleanza Atlantica di giovedì. Agiremo di conseguenza, ribatte Mosca, mentre all'Europarlamento il ministro Mogherini preannuncia nuove sanzioni dall'Unione alla Russia, ma chiarisce anche che la soluzione politica è l'unica possibile. Prime novità della cura Renzi per il Paese, annunciata ieri con il programma per i prossimi 1000 giorni. Oggi in commissione il disegno di legge sulla green economy, domani la riforma della scuola. Gli italiani devono giudicare il governo a maggio del 2017, ha spiegato il Premier, ma le opposizioni restano scettiche. Grillo attacca, Renzi va avanti non passo dopo passo, ma tassa dopo tassa. Berlusconi prudente, oggi vede i suoi a Roma. Ma la vera priorità per il governo resta quella dell'occupazione. Il Premier non ha fatto mistero che per invertire la rotta e fermare l'emorragia dei posti di lavoro serva cambiare passo e guardare al modello tedesco, che ha permesso di riassorbire almeno 5 milioni di disoccupati, con i cosiddetti mini job, lavori poco pagati e con contratti flessibili anche poco tassati, in un mercato del lavoro che però è molto diverso e più ricco del nostro. Immigrazione, ancora nuovi sbarchi sulle nostre coste, mentre da Parigi e Berlino piovono critiche all'Italia per la gestione dei rifugiati. Roma rispetti le regole europee e registri tutti coloro che arrivano. Scoppia intanto un caso in Germania, tassisti e conducenti di autonoleggio italiani arrestati per aver portato oltre confine centinaia di migranti. Non dobbiamo fare verifiche su chi trasportiamo, si difendono loro. Si è conclusa senza colpi ad effetto la sessione estiva del calciomercato. Sono troppi gli stranieri nel nostro campionato, ma pochi quelli che possono fare davvero la differenza, avverte il CT della Nazionale Antonio Conte, che chiede alle società di puntare di più sui giovani che arrivano dai vivai. Dunque una buona giornata dal telegiornale della 7, una giornata che apriamo ancora con gli occhi puntati sulla situazione in Ucraina, una crisi che per la cancelliera tedesca Merkel è ormai apertamente una guerra che finisce naturalmente ancora sotto gli occhi preoccupati dell'Europa. Oggi è stato il nostro ministro degli esteri Mogherini di fronte all'Europarlamento a dettare la nuova linea, comunque a confermare che in arrivo potrebbero esserci le nuove sanzioni previste per la giornata di venerdì. Venerdì arriverà la decisione. La soluzione, dice la Mogherini, non può essere che una soluzione politica, è comunque frutto di una strategia più complessiva che convinca Putin a cambiare atteggiamento dopo l'area e soprattutto le parole minacciose delle ultime ore. Cominciamo da qui. Venerdì è questo il giorno nel quale l'Unione varerà le nuove e, come promesso, sostanziali sanzioni contro la Russia se Mosca non fermerà l'escalation militare in Ucraina e riporterà le sue truppe entro i propri confini. Lo ha annunciato oggi a Bruxelles Federica Mogherini, appena nominata alto rappresentante della politica estera dell'UE, che ha sintetizzato l'europensiero così come nei giorni scorsi lo avevano spiegato tutti i leader dei 28, dalla Merkel al presidente tedesco Gauck fino al futuro presidente del Consiglio europeo, il polacco Tusk. La partnership tra l'UE e la Russia non esiste più, ha detto la Mogherini. Quella in Ucraina è ormai una vera e propria aggressione di fronte alla quale l'Europa deve reagire di conseguenza. Tuttavia, avverte, una soluzione militare non esiste, dunque bisogna negoziare una via d'uscita. Per farlo è però necessario fare sentire a Putin tutta la pressione di cui l'Occidente è capace. Per questo nel prossimo vertice NATO in Galles la NATO prenderà la decisione di rafforzarsi ad est con l'invio di 4.000 uomini che costituiranno una forza di rapido intervento. Una punta di lancia, spiega il segretario dell'alleanza Rasmussen, che in caso di necessità, con l'appoggio dell'aviazione e dell'unità di marina già presenti nel Baltico, sarà capace di assestare un colpo decisivo. Proprio l'espansione delle strutture della NATO ad est e lo sviluppo che più di tutti preoccupa Mosca. L'alleanza esaspera le tensioni, commenta secco oggi il Cremlino, secondo il quale la frase di Putin sulla presa di Kiev in 2 settimane è stata citata fuori contesto per esacerbare gli animi. Il ministro degli esteri Lavrov è tornato anche a chiedere un cessate il fuoco e moderazione. Sul campo però i blindati di Mosca non solo non si sono ritirati dall'Ucraina, ma secondo la ricostruzione fatta dal presidente Poroshenko hanno cacciato l'esercito di Kiev dall'aeroporto di Lugansk con un cannoneggiamento che per violenza e precisione solo le forze armate russe potevano portare a termine. Un'invasione dunque che conferisce una forza tutta particolare alle parole scritte ieri dal ministro della difesa di Kiev, il colonnello Valery Geletei.
Una grande guerra è arrivata alle nostre porte, una guerra come noi non la vedevamo dal secondo conflitto mondiale. Purtroppo le perdite non saranno misurate in centinaia, ma in migliaia e decine di migliaia di morti. E poi dunque veniamo al fronte politico italiano, lo ricorderete, ieri un telegiornale di attesa in vista delle parole di Matteo Renzi, 1000 giorni e dunque la scadenza spostata dallo stesso Presidente del Consiglio in attesa di giudizio, dice lui e il suo esecutivo, però non fino al maggio del 2017. Quello che criticano le opposizioni è che non ci sono scadenze intermedie, c'è ancora scetticismo anche su quella possibilità tanto annunciata dalla Premier di verificare i risultati. Per ora, secondo le opposizioni, anche il sito non dà queste garanzie, ma nel frattempo gli elementi arrivano sul tavolo, dalla scuola alla green economy domani, passando poi per il tema più caldo e sempre costante, quello del lavoro. 998 sono i giorni che mancano dopo la presentazione da parte del Premier del programma da seguire da qui alla fine della legislatura. 1000 giorni, appunto, 3 anni che il Premier promette di lavoro intenso e di riforme, sfuggendo l'annuncite ed elencando le cose fatte o già a metà strada parlamentare. Gli 80 euro in busta paga già erogati, il taglio del Senato, la riforma del fisco e della pubblica amministrazione e infine lo smaltimento dei decreti attuativi ereditati dai precedenti governi. Oggi alcuni provvedimenti sull'agricoltura. Domani sul sito passodopopasso.italia.it sarà presentata la riforma della scuola, un nuovo patto educativo che dovrà superare il meccanismo atroce del precariato permanente della supplentite, scrive il Premier nella sua e-news. Chiederemo agli insegnanti di accettare che gli scatti di carriera siano basati sul merito e non semplicemente sull'anzianità. Per il futuro c'è la riforma del mercato del lavoro, da dopodomani in commissione per riscrivere lo statuto dei lavoratori, articolo 18 compreso. Fin qui il governo, contro il quale è durissimo il Movimento 5 Stelle. Beppe Grillo risponde all'hashtag passo dopo passo di Renzi con tassa dopo tassa. L'Italia affonda, scrive su Facebook, postando poi sul suo blog un articolo di un quotidiano che elenca le scadenze fiscali che attendono gli italiani. Un tasto su cui batte Di Maio. Dire agli italiani che stanno per pagare tra poche settimane l'IVA, l'IRAP, l'IRPEF, la TASI, l'IMU, dirgli che servono 1000 giorni per risolvere i loro problemi, per noi è una presa in giro. Per noi bastano 1000 ore, 40 giorni. Entro la metà di ottobre possiamo abolire l'IRAP per le imprese, sbloccare posti di lavoro, aumentare le pensioni tagliando quelle d'oro e soprattutto istituire un reddito di cittadinanza. Tutto questo creerebbe nuovi posti di lavoro per i giovani e salverebbe i cinquantenni che hanno perso il loro posto di lavoro e non riusciamo a ricollocarli nel mondo delle imprese. Forza Italia continua a seguire la linea di opposizione soft imposta da Berlusconi. No alle barricate, dice da Arcore, alzare il livello dello scontro non porta vantaggi in termini di consenso. Alla festa dell'unità il consigliere politico di Berlusconi, Giovanni Toti, trova condivisibili alcuni provvedimenti ma sottolinea che lo sblocca Italia non basta. Il capogruppo alla Camera, Renato Brunetta, vuole marcare stretto Renzi e annuncia fact checking dei 1000 giorni con un conto alla rovescia per confrontare quanto Renzi fa pubblicare sul nuovo sito del governo con la realtà. Avete sentito tante le ricette proposte, anche quelle delle opposizioni. È chiaro il riferimento, più volte ribadito nell'intervento di ieri, di Matteo Renzi a quel modello tedesco che tanto ha funzionato proprio in Germania, occupazione in costante crescita negli ultimi 8 anni, tanta flessibilità, molto rigore e soprattutto anche la possibilità per chi dimostra davvero di voler trovare un lavoro, di avere sussidi, ma di dover accettare qualunque tipo di soluzione. È un modello non facilmente replicabile, come è apparso chiaro nelle ultime ore, nel nostro sistema di lavoro ben diverso. La caduta continua ma rallenta. Oggi, secondo i nuovi dati Istat, il tasso di disoccupazione nelle grandi imprese italiane rispetto al mese di maggio, quindi senza i lavori stagionali, rimane invariato. Però se invece viene confrontato con il dato dello scorso anno, risulta come un altro, l'ennesimo calo. Scende infatti dello 0,8%, si tratta comunque del calo più contenuto dal 2012, ma rimane comunque un segno negativo e l'ennesima freccia rossa verso il basso sui dati dell'occupazione nel nostro paese. Ieri, durante la conferenza 1000 giorni, Matteo Renzi ha dedicato anche spazio al tema del lavoro. L'impresa per il Premier è sempre la stessa, dati alla mano. Passare da un codice del lavoro fatto da 2000 norme, parole sue, a sole 50, 60, 70.
fissando un obiettivo chiaro, rendere il nostro mercato del lavoro come quello tedesco, anche perché in Germania il tasso di disoccupazione è più basso d'Europa, sta intorno al 5%, a luglio per essere esatti il 4,9%, mentre da noi, sempre per il mese di luglio, era del 12,6%. Due dati diametralmente opposti, con una forbice che continua ad allargarsi. Renzi però ci tiene a specificare che l'Italia deve essere il paese che produce a meno, con un costo minore degli altri, le cose che fanno tutti. Insomma, non si riprende abbassando i salari. Ma in realtà questo è uno dei punti chiave del modello tedesco, che si basa infatti sui cosiddetti mini job. Contratti di lavoro precari, anzi precarissimi, poco tassati, è vero, ma anche senza diritto alla pensione né assicurazione sanitaria e soprattutto pagati pochissimo. Arrivano infatti ad un massimo di 400 euro al mese. Nel modello tedesco però i mini job sono solo una parte della ricetta, l'altra è l'alta flessibilità e poi ci sono i sussidi, ma per averli bisogna dimostrare l'effettiva ricerca di un lavoro, ma anche la disponibilità ad accettare lavori socialmente utili, pagati un euro e mezzo l'ora, per non perdere i diritti al sostegno. Tutto ciò ha portato ad un drastico calo del costo della manodopera teutonica, che in alcuni casi ha addirittura raggiunto, nella fascia bassa, quella della Cina. I partner europei e l'America, infatti, si sono mobilitati per chiedere a Berlino di sostenere la domanda interna, pagando di più il lavoro. Una richiesta che ha trovato risposta nell'introduzione del salario minimo, quest'anno fissato a 8,50 euro l'ora. Se si pensa però che 9,16 euro è considerata la soglia di indigenza, sembra che questa misura, come i mini job, gonfi le statistiche ma meno i portafogli dei lavoratori. Al di là delle ricette considerate, delle strade da intraprendere, l'obiettivo è quello comune, più volte sottolineato in queste ore anche dal numero uno della BCE Draghi, cercare in qualche modo un miglior utilizzo della flessibilità a sostegno dell'economia, pur nel rispetto delle regole. C'è attesa per le prossime mosse di Draghi, in pressing costante nell'Eurozona, ieri tappa a Parigi, un altro paese, la Francia, che preoccupa non poco per i conti in dissesto per la mancanza di competitività. L'inflazione è sempre più bassa e l'Europa non galleggia. La questione battuta a parte è nota, ma sottolinearlo nelle ultime ore con una certa apprensione sono stati il presidente francese, il numero uno della BCE, Mario Draghi, dopo un faccia a faccia che si è consumato ieri sera all'Eliseo, in cui hanno ribadito che bisogna lavorare insieme per rilanciare la domanda, perché deflazione e bassa crescita sono una minaccia vera per l'economia dell'Unione Europea. E vista la tempistica non è cosa da poco quello che dice Draghi, perché proprio tra un paio di giorni, esattamente giovedì, ci sarà una nuova riunione del board della Banca Centrale e proprio in quell'occasione Draghi potrebbe annunciare le famose iniziative non convenzionali promesse da tempo che i mercati, che stamattina continuano ad essere trainati dall'ottimismo in terreno positivo, aspettano come il pane. Misure tra le quali c'è anche il famoso quantitative easing, ovvero l'immissione significativa di liquidità con l'acquisto diretto di bond, sia pubblici che privati. Una mossa che secondo alcuni analisti potrebbe fare addirittura scendere il nostro spread, ovvero il termometro dei mercati internazionali della nostra economia, a quota 90 dai 150 attuali. Ma sono anche tanti gli operatori che non credono che la BCE abbia realmente intenzione di lanciare questo piano e che sia solo, diciamo così, bluffando per svalutare attraverso la semplice dialettica l'euro e allontanare lo spettro deflazione. Anche perché non è così facile convincere i rigoristi della BCE a prendere simili decisioni. La loro paura è che possa scattare il libera tutti sui conti pubblici e nella famosa telefonata giallo tra la Merkel e Draghi proprio di questo si è presumibilmente parlato, anche se Berlino ha tenuto a sottolineare che la cancelliera non ha alcuna intenzione di influenzare Draghi, col quale il rapporto è sempre stato ottimo. Ma il dibattito sulla flessibilità resta apertissimo a Bruxelles come nelle capitali e per capirci qualcosa di più bisognerà aspettare l'Ecofin informale di Milano del 12-13 settembre. La Commissione europea per ora non si sbilancia, l'idea prevalente è che i paesi debbano impegnarsi di più nelle riforme ma nel rispetto assoluto delle regole di bilancio. Poi parleranno i numeri. E si deve impegnare di più l'Europa, questo è il punto di vista italiano, anche sulla gestione di un'emergenza che per quanto riguarda le nostre coste ormai quotidianità, la gestione degli immigrati che arrivano, migranti, 1800 nelle ultime ore solo sulle coste siciliane. Ormai è chiaro che però l'approdo italiano è solo la prima meta, non quella definitiva, la volontà è quella di andare oltre frontiera e il fenomeno quello dei nuovi scafisti che dovrebbero essere i taxisti italiani che portano i migranti oltre confine sta facendo molto discutere, ne sono state arrestate decine in Germania con l'accusa di favoreggiamento all'immigrazione clandestina, una vicenda tutta da chiarire, così come le accuse pesanti che arrivano dalla Germania e dalla Francia sulla gestione, dal loro punto di vista irregolare, dei nostri migranti.
Sul colloquio di questa mattina tra il ministro degli interni Angelino Alfano ed il suo omologo tedesco Thomas de Maizière non potranno non pesare le critiche arrivate proprio ieri da Berlino e Parigi insieme. L'accusa è che in qualche modo l'Italia favorisca la fuga degli immigrati in altri paesi. Molti dei rifugiati che sbarcano sulle coste siciliane, è sottolineato in un comunicato, viaggiano poi verso altri stati, in particolare quelli del nord Europa. I due ministri, francese e tedesco, chiedono dunque nella nota il rispetto delle regole UE da parte dell'Italia, tra cui l'obbligo di registrare tutti gli immigrati sbarcati nel proprio territorio, operazione fondamentale ai fini della richiesta di asilo, che va presentata, secondo le normative attuali, nel primo paese di arrivo. Il richiamo è arrivato proprio alla vigilia del tentativo del ministro Alfano di coinvolgere i partner europei nella stesura di Frontex Plus, l'operazione che aiuterà l'Italia nella gestione dei flussi migratori dal novembre prossimo. Dopo l'incontro di queste ore a Berlino con Maizière, nel pomeriggio Alfano volerà a Madrid per incontrare il collega spagnolo. Ma sul vertice di Berlino rischia di pesare anche un'altra vicenda di queste ore. Decine di tassisti e conducenti di autonoleggio italiani sono stati arrestati in Germania con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Con le loro vetture e con i loro pullman avrebbero accompagnato oltre confine centinaia di immigrati, in particolare orientali. Il caso è emerso in queste settimane, ma i primi arresti sono dello scorso anno. Il consolato di Monaco di Baviera ha confermato che sono decine i veneti e gli italiani coinvolti. Non è obbligatorio sapere chi portiamo a bordo, si difendono i tassisti. Quando il cliente è presentabile e paga, nessuna legge ci impone di chiedergli l'identità. Intanto nuovi arrivi intasano i centri di accoglienza siciliani e calabresi. Nonostante il peggioramento del mare, sono stati soccorsi tra domenica e lunedì oltre 2.000 persone che stanno sbarcando in queste ore tra Pozzallo, Reggio Calabria, Catania e Augusta. Un'altra emergenza che riguarda pesantemente l'Europa e non solo è l'avanzata dell'ISIS. L'ultimo in ordine di tempo a dare il senso della situazione è stato il premier britannico Cameron, che ha parlato apertamente della più grande minaccia terroristica di sempre. Domani sbarca per la seconda volta in 3 mesi il presidente americano Obama in Europa, in attesa poi delle decisioni dell'ONU, che intanto ha fissato una missione di emergenza per indagare sugli abusi dei gruppi militari ribelli che continuano a segnare la situazione sul territorio nonostante la resistenza delle forze governative. Per ora, grazie a Dio, siamo vittoriosi e se ne sono andati. Abbiamo sconfitto i miliziani dello Stato Islamico. Hussein Al-Kafaja è un volontario turkmeno che combatte contro gli uomini dell'ISIS. In queste ore festeggia perché anche grazie alle forze governative sono riusciti a respingere l'avanzata dei jihadisti del califfato. Tutto il popolo iracheno, curdi, arabi, turcomanni, sunniti e sciiti, tutti insieme hanno contribuito a liberare questo posto, spiega Salem Abuisra, anche lui turkmeno che vive ad Amirli. Con la caduta della città, gli jihadisti sunniti dello Stato Islamico, pur mantenendo ancora una presenza sul territorio presso i posti di controllo sulle principali strade dell'area, avrebbero infatti iniziato a ritirarsi da una serie di villaggi situati a sud di Kirkuk per dirigersi verso i monti Amrin più ovest. Da giorni l'aviazione statunitense, con i suoi raid mirati, oltre 120 quelli effettuati dai primi di agosto, colpisce nel nord dell'Iraq le postazioni dell'ISIS. Secondo quanto riferito da fonti ospedaliere locali, nelle ultime ore nel solo distretto di Zammar, a nord-ovest di Mosul, sarebbero stati uccisi non meno di 11 jihadisti, distrutte anche alcune postazioni e mezzi blindati. Intanto le forze armate regionali curde Peshmerga sono riuscite ad uccidere 2 attentatori kamikaze mentre stavano tentando di attaccare un posto di controllo nei pressi del distretto di Jalawa, nella provincia di Diyala, a nord-ovest della capitale irachena, Baghdad. Ma la violenza delle milizie islamiche non sembra arrestarsi. Amnesty International denuncia che gli jihadisti sunniti hanno lanciato una campagna di sistematica pulizia etnica del nord dell'Iraq, rendendosi responsabili di crimini di guerra, tra cui uccisioni sommarie e rapimenti di massa contro appartenenti a minoranze etniche e religiose. E la violenza sembra inarrestabile anche più a sud, nella capitale. Nelle ultime ore Baghdad è stata colpita da nuovi attentati che hanno provocato la morte di almeno 16 persone ed il ferimento di altre 40. Sono giorni in cui in Italia, lo sapete, si continua a discutere di fecondazione eterologa dopo quella sentenza che ne ha sancito il diritto nel nostro paese. Mancano ancora le linee guida condivise, dunque si rischia il Far West dopo il primo strappo autonomo della regione toscana.
Sull'eterologa la Toscana fa scuola e ora altre regioni hanno deciso di seguirla. Cinque in particolare, i presidenti infatti di Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria, Umbria e Veneto hanno detto di voler andare avanti sulla fecondazione assistita dopo che la sentenza della Corte Costituzionale lo scorso 9 aprile aveva cancellato il divieto di eterologa dalla legge 40. A frenare ci aveva pensato il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, annunciando un decreto del governo per fissare delle regole in assenza delle quali non si poteva andare avanti. Ma il governo ha rimandato la questione alle Camere e ad oggi non esiste una normativa che, come voleva il ministro, introduca criteri di selezione in particolare sull'età dei donatori. Regna la confusione, anche se c'è chi, come la Toscana, ritiene che sia invece tutto molto chiaro. È stata la prima regione a compiere lo strappo, autorizzando un mese fa i suoi 22 centri pubblici e privati ad avviare la tecnica di procreazione assistita. La consulta è stata chiara: provare ad avere un figlio è un diritto intimo e incoercibile della coppia, perciò deve essere garantito a tutti in modo equo, con sicurezza e a costi accessibili. Non c'è nessun vuoto normativo, aveva affermato il presidente Enrico Rossi. Stessa linea per il governatore del Piemonte, capo della conferenza delle regioni, Sergio Chiamparino, che per domani ha convocato una seduta straordinaria al centro proprio questo tema. Cercherò in settimana di trovare un accordo con le altre regioni e col ministro Lorenzin per definire delle linee comuni che consentano di lavorare appunto in modo coordinato fra le regioni, anche a prescindere dal Parlamento e dalla legge che il Parlamento dovrebbe approvare. Io sono fiducioso che questo tentativo possa riuscire. Se non riuscirà, certamente i diritti dei cittadini prevalgono e quindi noi partiremo. Anche il Veneto vuole fare come la Toscana. Se un governo non decide, ci pensiamo noi, ha detto Luca Zaia. Diversa la posizione di Lombardia e Campania, secondo le quali non ci si può muovere in autonomia. L'assessore alla sanità della Lombardia, Mario Mantovani, spiega che una legge è necessaria per garantire la massima tutela di donne e embrioni, altrimenti si rischia un secondo caso Stamina. Si torna a parlare della strage di Ustica, 34 anni di mistero, di scambio di accuse, ma adesso di documenti disponibili per gli italiani, che aveva promesso il Presidente del Consiglio Renzi. Allora emergono i primi nuovi elementi. 34 anni dopo spuntano i dossier top secret della Farnesina sulla strage di Ustica. Classificati come segreti o segretissimi, da ieri sono consultabili all'Archivio Centrale dello Stato perché desecretati dal decreto Renzi. Sul quotidiano La Repubblica vengono riportati alcuni documenti che svelano i risvolti inediti della diplomazia segreta internazionale sviluppatasi attorno al caso Ustica. Da quel lontano 27 giugno 1980 il mistero sull'aereo abbattuto da un missile però resta. Tra i fascicoli i dossier più significativi sono la pista libica, dove secondo l'ex premier libico il bombardamento dell'aereo dell'Italia è opera di un aereo libico per ordine diretto di Gheddafi, che avrebbe diretto una serie di attentati terroristici di cui la strage di Ustica è solo un episodio anti-italiano. Il memorandum del 2000, in cui i presidenti del Consiglio Massimo D'Alema e Giuliano Amato chiedono alle autorità francesi, americane e libiche di far luce sulla strage, riferendosi alle continue smentite e controsmentite su un'intensa attività aerea di traffico militare nella notte del disastro. E poi il mistero del casco ritrovato in mare vicino al luogo della strage, è riportante la scritta John Drake, un pilota americano decollato da un mezzo navale. Il casco finì prima all'aeroporto di Bocca di Falco di Palermo per poi andare smarrito durante il trasferimento a Napoli. Nel dossier sono anche riportate le resistenze degli USA ad ammettere la presenza dei propri mezzi militari in zona. E se mai ci sarà la parola fine alla vicenda, dovrà essere scritta in una sentenza. Ad oggi, procedendo con ordine, i passaggi giudiziari sono stati una prima istruttoria del giudice priore che, non identificando gli autori della strage, ipotizzò un atto di guerra e la Suprema Corte assolse i quattro generali accusati di depistaggio. Quindi, nello stesso anno, l'ex presidente Francesco Cossiga parlò di un missile a risonanza francese e fu riaperta una nuova inchiesta. E arrivando ai nostri giorni, nel gennaio 2013, la Cassazione ha condannato i ministeri dell'Interno e dei Trasporti a risarcire i familiari delle 81 vittime, con la tesi missile o collisione tra aerei. Da ricordare che dopo la strage l'affidabilità degli aerei dell'Italia fu messa in discussione e la compagnia di lì a poco fallì.
Doppio impegno per la nazionale di Antonio Conte, che prosegue a lavorare senza Osvaldo, infortunato che va a casa, richiamato dopo 4 anni Quagliarella. Conte che si coccola ai pochi italiani in evidenza nel nostro campionato, e anche la chiusura del calciomercato è andata in questa direzione. Pensate che esordio senza italiani della Fiorentina, 41 nazionali diverse in campo nella prima giornata, e gli italiani vanno all'estero. Il calciomercato estivo si è chiuso senza il botto ma con tanti stranieri. A lanciare l'allarme erano stati il neopresidente federale Tavecchio e il CT della Nazionale Antonio Conte, che proprio ieri da Coverciano aveva detto che è allarmante vedere partite del nostro campionato con uno o due italiani in campo. Anche in questa ondata di mercato sono sbarcati in Italia tanti stranieri, più o meno bravi, spesso meno, perché quelli veramente forti, considerati top player, da tempo non arrivano, e molti dei migliori che giocano da noi, italiani o stranieri, spesso preferiscono andare a giocare all'estero. Tutti i grandi che erano su piazza si sono accasati all'estero, Suarez al Barcellona, la rivelazione del mondiale James Rodriguez al Real Madrid insieme al portiere Navas, Mandzukic all'Atletico, David Luiz al Paris Saint-Germain, Di Maria al Manchester United, raggiunto in extremis ieri sera dal bomber colombiano Radamel Falcao. Insomma, da noi non ci viene più nessuno, se non chi trova poco spazio in rose affollate o chi ha un ingaggio troppo alto di cui il club di appartenenza si vuole sgravare. Da noi non si rischia più, si cerca soltanto l'affare a basso costo, che spesso affare non è, o si punta su giocatori ormai a fine carriera. Un esempio è l'ingaggio da parte del Verona dell'ex stella del Barcellona e Real Madrid Javier Saviola, argentino di quasi 33 anni che l'anno scorso giocava in Grecia. Anche Balotelli e Immobile se ne sono andati, e a volte non è questione di soldi, perché in Italia ormai solo Juventus e Roma possono offrire la Champions League, senza la quale è difficilissimo attirare i campioni. Il CT Conte è stato chiaro, bisogna crescere e far giocare i ragazzi dei nostri vivai, e per questo serve l'aiuto dei club, che spesso trovano però più semplice e redditizio fare affari attraverso trasferimenti di giocatori extracomunitari. In fondo, chi crede nei vivai è premiato. Qualche esempio, pensate a Florenzi e del Sharawi, solo per citare qualche giovane, o a Jack Bonaventura, l'ultimo campioncino dell'Atalanta passato al Milan nelle ultime ore di mercato. Con questo ci fermiamo, c'è la pubblicità con gli aggiornamenti tra poco. Esattamente le 14 in questo momento, ancora gli aggiornamenti dal telegiornale della 7 che riguardano una situazione sempre calda, quella della Libia. Sono segnalati dall'agenzia MENA in questo momento violenti combattimenti nella zona dell'aeroporto di Bengasi, un bilancio ancora da definire che però adesso parla di 25 morti con scontri davvero violenti in questa fase. Naturalmente gli aggiornamenti li continuate a trovare sul nostro sito, e l'informazione continuate a trovarla sulla 7 con il TG Cronache adesso. Grazie e buona giornata.